Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi sabato 13 giugno. Il sole sorge in Puglia alle 5.19, tramonta alle 20.26, in Basilicata sorge sempre alle 5.19, tramonta alle 20.34, in Molise sorge alle 5.21 e tramonta alle 20.42, la luna sorge alle 23.57, tramonta alle 10.24, la fase lunare è la luna piena. Oggi la Chiesa festeggia Sant'Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa. Fernando di Buglione nasce a Lisbona, a 15 anni è novizio del monastero di San Vincenzo tra gli Agostiniani, a 24 anni viene ordinato prete. Nel 1220 giungono a Coimbra i corpi di 5 frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di Francesco d'Assisi. Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei minori, mutando il nome in Antonio. Invitato al capitolo generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli Angeli, dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo personalmente. Per circa un anno e mezzo vive nell'eremo di Monte Paolo, su mandato dello stesso Francesco, inizierà poi a predicare in Romagna e poi nell'Italia settentrionale e in Francia. Diventa provinciale dell'Italia settentrionale, proseguendo nell'opera di predicazione. Il 13 giugno 1231 si trova a Campo San Piero e, sentendosi male, chiede di rientrare a Padova, dove vuole morire. Spirerà nel convento dell'Arcella. Oggi inoltre ricordiamo i santi Aventino e Eulogio. Chi compie gli anni oggi? Auguri all'attore britannico Malcolm McDowell, che compie 66 anni, al conduttore televisivo e giornalista Ettore Andenna, che compie 63 anni, alla principessa Cristina di Borbone di Spagna, che ne compie 44, e infine al conduttore radiofonico Roberto Ferrari, che ne compie anche lui 44. Che cosa è accaduto il 13 giugno? Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, la Germania lancia un attacco sull'Inghilterra con le bombe volanti V1 e nel 1995 il presidente francese Jacques Chirac annuncia la ripresa dei test nucleari in Polinesia. La mostra Super Design, in corso a Lecce a cura di Marco Petroni, ospita a giugno due interessanti incontri. Oggi è il 16 giugno. Presso gli spazi del Laboratorio di Architettura a Semerano si svolgerà il workshop intitolato Tracce di Tabacco. Il workshop si propone in primo luogo di attivare dinamiche relazionali tra i partecipanti con gli abitanti del luogo e i testimoni del tempo in cui il tabacchificio funzionava, coniugando ricordi, immaginazione, produzione e lavoro manuale, registrazione e post-produzione video. Al termine del workshop, gli oggetti prodotti e le testimonianze video saranno presentati in mostra attraverso un sistema interattivo il 16 giugno alle 20. Per chi non sia una cuoca provetta, salse e pastelle sono una sorta di prova da superare. A chi non è infatti mai capitato di ritrovarsi con un composto pieno di grumi, ma quel tempo è ormai passato, è sufficiente un pizzico di sale fino aggiunto alla farina prima di amalgamarla ad acqua o latte e i grumi saranno solo un lontano ricordo. Nella besciamella si eviteranno usando metà farina normale e metà di fecola. E ascoltiamo i consigli degli astri per oggi. Ariete. Per rendere più elettrizzante la serata, un ingrediente indispensabile sarà una compagnia simpatica che apprezzi il vostro dinamismo e la gran voglia di divertirvi che avete. Toro. Due temi in primo piano in questo giorno, la vita affettiva e il denaro. In entrambi i campi ci sarà un'alternanza di momenti positivi e di momenti difficili, ma nel complesso le possibilità di riuscita sono buone. Per i gemelli questo sabato vi vorrà molto bene, vi mostrerà il lato migliore dell'amore e di una vita affettiva serena. Per molti buone opportunità nel lavoro.
Cancro, non fatevi prendere la mano dai sogni e dalle aspettative. In amore come nelle amicizie, potrebbero riservarvi delusioni e farvi perdere di vista le cose buone che avete a disposizione. Leone, la fortuna vi sosterrà e vi offrirà opportunità splendide nella vita privata e nel lavoro. Gli astri vi impegnano più del dovuto, ma assicurano anche qualche soddisfazione economica. Per il segno della Vergine, potrete occuparvi del partner, del vostro benessere fisico, di un argomento nuovo che trovate molto affascinante, degli hobby e degli sport preferiti. Bilancia. Siete dotati di serenità e di ottimismo. Se il rapporto di coppia funziona, sarete molto vicini al paradiso. Se siete single, trascorrerete una serata straordinaria. Ed ora il segno dello Scorpione. Troverete le risposte che cercate, le certezze che desiderate. Un invito serale gradito e inaspettato vi costringerà a dormire fuori casa, forse da amici oppure in albergo. Sagittario. Non bisogna drammatizzare, basterà qualche piccola precauzione, in particolare se praticate uno sport. State attenti a non forzare il vostro fisico oltre i limiti di tolleranza. Capricorno. Lasciate perdere i programmi più stressanti della giornata e optate invece per svaghi tranquilli. Un giro in centro per il consueto aperitivo shopping e una lunga camminata a piedi o in bicicletta. Acquario, lavoro a parte, non mancheranno inviti e proposte di viaggio e di divertimento da dividere con le persone a voi care. L'amore vi riempirà di gioia regalandovi una serata dolcissima. E infine, il segno dei pesci. Per oggi la cosa migliore sarà starsene tranquilli, dedicare un po' di tempo a voi stessi, praticando un po' di sport, cercando di scaricare le tensioni in modo sano. Ed eccoci al nostro proverbio, quello di oggi recita: chi vuole vada e chi non vuole mandi. E prima di salutarvi vi ricordo che l'almanacco torna anche domani mattina su Antenna Sud e che potete sempre scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Arrivederci e buona giornata.